possiamo definire letteratura musicale concentrazionale a tutta la produzione musicale e ovviamente con tutto l'apparato poetico e testuale, librettistico attinente alla produzione musicale, che sia stato creato, nel senso di scritto, conservato a memoria, trasmesso dopo la guerra, ricostruito dopo la guerra, quindi creato in tutti i luoghi di cattività militare, civile e politica, che non sono solamente i campi nel senso convenzionale del termine, con tutte le loro differenze, internamento, lavori forzati, sterminio, ma anche tipologie, civile, militare, politico, e non solo quelli classici, ci sono delle navi adibite a campi di concentramento, ci sono dei palazzi, ci sono degli ostelli, tutti i luoghi che vengono classificati durante la guerra come luoghi di cattività, di prigionia, detenzione provvisoria o permanente. Dal 1933, quindi dall'apertura di Dachau e degli Emslandslager nel nord della Germania, sino al 1953, quindi comprensivi non solo di tutto il periodo militare, ma di tutto lo sviluppo geopolitico, ideologico, di spostamenti di assi di influenza territoriale dopo la Seconda Guerra Mondiale sino alla morte di Josef Stalin e conseguente liberazione dei detenuti. La parola concentrazionaria è una parola antipatica, soprattutto perché rischia, per il peso storico che ha, di coprire l'universalità e la grandezza della produzione musicale di vario genere che si è consumata, che si è promossa nei campi. È musica che un giorno dovrebbe, secondo me, liberarsi dell'appellativo di concentrazionale. Questa è musica che risponde ai canoni classici della musica. C'è musica mediocre, c'è musica di grande fattura, c'è musica, come dire, scritta per organici modesti, c'è musica di ispirazione che ha una visione della musica come secondo me sarà nel 3000. C'è musica che ha dei valori sospesi, cioè scritta in un contesto che non si interfaccia con la vita fuori dal campo, e i cui valori saranno interpretati, saranno secondo me afferrati molto più in là dell'attualità, dello sviluppo del linguaggio musicale. 20 anni di musica sospesa che devono rientrare nel tessuto musicale. È come, ecco, se in una immaginaria biblioteca della musica del Novecento mancasse tutto lo scaffale di tutta la musica concentrazionaria. Noi non dobbiamo fare altro, oggi si fa per dire, che ricostruire lo scaffale stesso, quindi le condizioni, come dire, ricostruire virtualmente le condizioni logistiche di dove questa musica è stata prodotta, dai più sperduti campi del Brasile al più sperduto campo dell'Indonesia, e rimettere a posto i libri, cioè le partiture, tutto quello che è stato prodotto musicalmente in questi campi, perché i numeri sono enormi. Allo stato attuale conto, almeno per quanto attiene la mia ricerca, 8.000 partiture, 12.000 documenti, voglio dire videocassette, audiocassette, diari, microfilm che devo ancora sbobinare o comunque scaricare, e se le mie informazioni sono quelle che sono, nei prossimi 5-6 anni dovrei mettere mano in altri 3.000-4.000 opere. Molta di questa musica versa in condizioni di precarietà. Ci sono contenuti cartacei ormai disidratati, ormai sbiaditi, rovinati. Non parliamo di tutto quello che abbiamo perduto, naturalmente. Ci sono ancora molti testimoni che potrebbero fornirci molte informazioni e materiale musicale ricordato a memoria, ma devo aggiornare il mio database ogni mese perché queste persone muoiono. Queste persone ormai viaggiano verso i 98, 100, 102 anni. Occorre fare presto, perché ogni musica persa, ogni piccola melodia persa di questa letteratura non torna più,